qual è il pneumatico migliore per il proprio trattore? Meglio un pneumatico standard o un OVF? Sapete, ho capito che questa domanda ha davvero poco senso. Una gomma standard può essere un'ottima gomma e andare benissimo. Una gomma BF ha semplicemente caratteristiche diverse che oggi al Field Day Italy di Allianz andremo a scoprire assieme. Ci troviamo ad Asolo, insomma a casa mia, su terreni che conosco molto bene, per scoprire le caratteristiche di due famiglie di pneumatici premium di Allianz, gli AgriStar 2, i radiali con tecnologia SLT per garantire trazione prolungata grazie all'impronta super evoluta e gli AgriFlex 372, pneumatici radiali con cinture in acciaio per rispondere agli standard VF. Ma prima di proseguire, siamo sicuri di sapere cosa sia la tecnologia VF? Breve riassunto alla tonnello maniera. VF è l'acronimo di Very High Flexion, altissima flessione. È uno standard che consente alle macchine agricole di trasportare carichi più pesanti con una pressione di gonfiaggio ridotta. In pratica il VF trasporta il 40% di peso in più alla stessa pressione di un pneumatico standard. Non solo. Vista la pressione di gonfiaggio inferiore, presenta un'area di impronta più ampia e di conseguenza riduce la compattazione del terreno. Oggi qui con Allianz andremo a conoscere meglio le due famiglie di pneumatici e lo faremo con quattro differenti esperienze in quattro stazioni di prova che simulano in concreto il comportamento delle due diverse tecnologie. Seguitemi! Ed eccoci alla prima stazione. Quella che mette in evidenza la differenza di impronta tra la gomma radiale gonfiata ad alta pressione e quella delle 372 ad una pressione minore. Come potete vedere, quella delle gomme VF è più lunga di circa un 40%, il che si traduce in una minore compattazione del suolo perché la pressione sul suolo è meglio distribuita. Il risultato è anche una maggiore trazione, un minor slittamento, tutti elementi che si traducono in un bel risparmio di carburante, tempi ridotti di lavorazione e in generale una migliore resa lavorativa. Abbiamo parlato di compattazione e quanto sia importante nella preparazione del letto di semina, ve lo voglio far capire con un test estremamente pratico. Abbiamo fatto passare i due trattori sopra una porzione di terreno che siamo andati a stratificare precedentemente con sabbia e segatura. Vediamo cos'è successo. Facciamo un carotaggio particolare, per modo di dire, per vedere la sezione del terreno e valutarne la compattazione. Anche in questo caso la compattazione tra una gomma standard e una VF è evidente. E pensate a quanto questo vada a influenzare la struttura del terreno e le sue caratteristiche, come ad esempio la capacità di far permeare efficientemente l'acqua. Proseguiamo alla successiva prova, che proprio prova non è. Si tratta più che altro di un'esperienza pratica per sottolineare quanto sia importante il giusto settaggio delle pressioni di utilizzo delle gomme del trattore. Vediamo come. Si deve misurare innanzitutto le pressioni delle gomme con manometro per capire se sono troppo alte o basse. In entrambi i casi vanno regolate e per farlo serve consultare la scheda tecnica della specifica gomma. Infine bisogna settare la pressione corretta gonfiando o sgonfiando se serve. Facile, no? Guardate che questa operazione è fondamentale e non va sottovalutata. Una pressione anche di poco sbagliata deteriora prematuramente la gomma, le riduce la velocità di lavoro e vi fa consumare un sacco di carburante. E in ultimo il test che mi è piaciuto di più, quello con la macchina a lavoro in aratura, eseguito con le sole gomme VF per vedere le differenze di slittamento e quindi di trattività a due pressioni diverse sulla medesima gomma. Faremo una prova molto empirica utilizzando due semplici paletti per vedere come si comporta la gomma VF prima gonfiata a 1.6 bar e successivamente a 0.8 bar. Anche in questo caso l'evidenza non lascia dubbi. Lavorare con basse pressioni migliora il grip, diminuisce lo scivolamento e migliora tempi e qualità di lavoro.
Siamo arrivati al termine di questa giornata che devo dire essere stata davvero molto stimolante per capire l'importanza delle pressioni d'esercizio di una gomma e la possibilità di lavorare in campo a basse pressioni. Ci tengo a precisare che questa non era una gara tra gomme standard EVF, ma un confronto tra due diversi modi di impiego delle gomme in funzione delle loro tecnologie. La scelta di una gomma piuttosto che dell'altra dipende da diversi fattori che vanno dalle caratteristiche del terreno a quelle del trattore che utilizzate o dal tipo di lavorazione che andate a fare in campo. L'importante è studiare la soluzione che meglio si addice al vostro lavoro, chiedendo un parere al vostro gommista o al vostro consulente tecnico.